abbiamo al regista, al Garfe, che invito sul palco, che non lo vedo, va anche Karim, ah eccolo qui, bravissimo. Intanto grazie anche all'ambasciatore di Ricci che ci ha dato diciamo molta forza per fare questa serata. Allora prego, io vi lascio direttamente la possibilità di fare delle domande, se ci sono delle domande. Faccio la valletta. Vuoi fare la valletta, amichele? Con il microfono? Ci sono delle domande? Vabbè, allora rompo il ghiaccio io con la più banale, vabbè, questa è una storia bellissima, insomma, un gol confine di una zona così sensibile del mondo dove veramente c'è un concentrato di come dire, umanità, ma nemmeno proprio di situazioni così intrecciate, che appena fai un passo viene fuori un nodo, viene fuori una voce, viene fuori una storia. È bellissimo come facendo questo percorso tu inaneli tutta una serie di temi, di cose, di contraddizioni, dove poi anche appunto esce dall'Europa un'immagine abbastanza ipocrita, cinica e spietata e distratta e apatica, soprattutto l'apatia, insomma, ormai dei nostri tempi forse è peggiore per come la vedo io. Io però per il viaggio per fare una domanda molto banale che magari posso rivolgere anche a Karim se è rimasto, e non è tornato a casa perché sta lavorando molto anche per questa campagna, sempre in giro città per città. Anzi, approfitto per dire che domani, dopodomani, ci sono degli altri incontri a Macerata, di Siamo Afri, nel 29 agli Isi, qui nelle Marche, poi ce ne saranno anche tanti altri in giro per l'Italia. Se ci dici com'è, tanto la cosa più, come dire, banale che mi viene da chiederti, il film è stato girato, no? Mi dicevi, cioè, tra il 2016 e il 2017, da allora, da quando diciamo è chiuso il montaggio, com'è cambiata la situazione lungo il confine e la pressione turca, come se è ancora in essere, se è cambiata, com'è la situazione geopolitica in questo momento in cui stiamo parlando. Grazie. No, grazie a te e grazie a tutti voi, perché eravate davvero numerosi questa sera, davvero un bel pubblico, vi ringrazio. Allora sì, diciamo che la gran parte delle riprese che avete visto questa sera sono state fatte tra marzo e maggio del 2016, però in realtà ci sono riprese da tutti i diversi viaggi che ho fatto dal 2015 in poi nel Kurdistan diviso dai confini tra Turchia, Siria e Iraq, e ogni viaggio è stato assolutamente fondamentale per capire, per conoscere, anche per provare solo a pensare di poter raccontare quella complessità a qualcun altro, perché quella è stata sicuramente la sfida più grande, quella di riuscire a rendere chiaro anche chi magari non conosce, non sa, non ha avuto gli strumenti necessari per capire. Diciamo che appunto le riprese sono state fatte in quel periodo, di cose ne sono cambiate tantissime, ne sono cambiate tante, perché in quei territori, quando si parla di quei territori, appunto anche gli equilibri politici, oltre a quelli militari, cambiano molto spesso. Dopodiché sicuramente una delle cose che è cambiata è il fatto, non so come definirlo, un po' l'estetica, no, del confine, cioè quel confine a Kobane dove all'inizio si vedeva il filo spinato, oggi non c'è più il filo spinato, ma c'è invece del filo spinato sopra un muro di cemento alto 3 metri, perché di fatto quel progetto di cui si parlava e che si vedeva in alcune tratti del confine già compiuto quando ero stato io, è stato diciamo completato a livello definitivo, cioè questo muro di fatto va a coprire quasi la totalità dei 911 chilometri, quindi sicuramente questo di conseguenza è diventato anche molto più complicato attraversare quel confine. Io quel confine l'ho attraversato per andare a Kobane appunto nel 2015, come dicevo prima, ed è stato
stata sicuramente un'esperienza forte, un'esperienza che mi ha segnato, perché insomma sicuramente non ci siamo abituati a passare i confini legalmente, noi che abbiamo il privilegio di esibire un documento e prendere un aereo ad esempio per andare dove vogliamo, dove crediamo. Invece è stata un'esperienza importante per confrontarmi con quella cosa, con il filo spinato, con rimanere ferito, con la possibilità, il rischio di essere arrestati o sparati, tant'è che insomma al ritorno due dei compagni che erano con noi sono stati arrestati dai militari turchi mentre provavamo a passare. E dopodiché è cambiato naturalmente, diciamo, il fronte di guerra è andato avanti in questi anni, e di fatto si è arrivati appunto fino alla liberazione della città di Raqqa. Parallelamente, insomma, ad ovest dell'Eufrate, invece, che era quando ero stato io, era ancora un territorio occupato da ISIS, almeno fino ad Afrin, per l'appunto, invece quel territorio è stato di fatto invaso, occupato dalla Turchia, dalle forze jihadiste. Il 20 gennaio si è compiuto lo scempio dell'invasione e dell'occupazione di Afrin. Insomma, Karim prima ha trovato sicuramente delle buone parole per raccontarlo. Io volevo solo aggiungere un pezzettino, no? Dicendo che oggi ad Afrin, per le strade di Afrin, si vive sotto la legge della Sharia, si vive come sotto lo Stato Islamico Raqqa, le donne sono costrette a uscire di casa solo completamente coperte dal burqa e accompagnate da un uomo. Questa cosa mi fa male, perché ad Afrin sono nate e sono state fondate le YPG, le unità di difesa delle donne, quelle combattenti, quelle eroine, come molte volte l'hanno definita in modo ipocrita i media mainstream piuttosto che i governi occidentali. In quel luogo oggi è accaduto questo, insomma, e questa è un'altra delle cose che sicuramente è cambiata molto. Oltre al fatto che di fatto quello che non è cambiato è che anche poi rimanda un po' a questa drammatica attualità di questo film, nonostante siano passati 2 anni dalle riprese, 1 anno da quando è uscito, è appunto il fatto che gli interessi continuano su quella regione, continuano ad essere davvero molti e di diverso tipo. Quello che è certo è che la Turchia, con la legittimazione avuta dall'Unione Europea, sicuramente insomma ha decisamente espanso, mi verrebbe da dire, quelli che sono i suoi obiettivi militari. Un membro NATO, il secondo esercito della NATO, che non si fa nessun problema, cioè la pongo perché penso che è importante per rendere l'idea, potrebbe essere sicuramente un problema minore. La Turchia ha acquistato un nuovo sistema antimissilistico che si chiama S-400 antiaereo dalla Russia, e questo è importante per almeno 2 ragioni: perché è un paese NATO che fa qualcosa del genere, nessun altro membro NATO dice niente se non piccole dichiarazioni, e 2 perché fa capire quanto gli interessi economici fra i diversi paesi protagonisti vanno poi ad influire su quello che è il conflitto nella sua interezza e nella sua totalità. Afrin, e Karim insomma prima l'ha accennato velocemente, era un'area dove erano presenti i russi, ok? Mentre se ad est dell'Eufrate, diciamo, c'è tra virgolette l'influenza, o meglio l'alleanza tattica con gli Stati Uniti a livello militare, ad Afrin c'era quella con la Russia, e Afrin è stata totalmente venduta alla Turchia dalla Russia in cambio di cosa? In cambio di tanti 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 soldi. Cioè, non voglio fare un discorso scontato o populista, però i fatti sono che il giorno prima dell'inizio dell'attacco di Afrin, Turchia e Russia hanno stretto un accordo per il Turkish Stream, una pipeline, un gasdotto che dalla Russia passerà dalla Turchia, poi dal Mar Nero, dalla Turchia, per arrivare in Europa. Oltre al fatto che circa un mesetto e mezzo fa
Turchia e Russia hanno stretto un accordo per la costruzione della prima centrale nucleare in Turchia con fondi di investimento totalmente russi. Questo solo per, ho divagato un po' naturalmente dalla tua domanda, però solo per dire che in realtà quegli attori che già all'epoca erano presenti quando sono stato io e quelle alleanze molto fragili a volte e per lo più strumentali si sono continuamente mischiati in questi anni, e chi ne ha fatto le spese sono chiaramente uno le persone, la popolazione civile che vive non solo nella Siria del Nord ma che vive in tutta la Siria, e poi chi ne ha fatto le spese sostanzialmente sono stati comunque i curdi, o meglio, insomma, vorrei anche travalicare questa cosa dei curdi perché è riduttivo pensare che quella rivoluzione sia ormai solo una rivoluzione dei curdi, è una rivoluzione che ha abbracciato gli altri popoli che vivono in quella regione, che è la regione della Mesopotamia, gli arabi, i turcomanni, gli assiri, gli armeni, e quindi insomma una rivoluzione che ha superato la questione dell'etnicità. Però sto già parlando troppo, quindi magari vediamo se, non so se c'è qualche domanda. Prego Gabriele. Allora, pensi che la Turchia sia ancora un membro NATO? Questa è la prima domanda. Poi pensi anche che nel Kurdistan iracheno possa fare la stessa fine di Afrin? E i legami tra le milizie che compongono questa guerra, cioè il KK, l'YPG, insomma anche il Peshmerga? Una domandona. Allora, la Turchia è un membro NATO? Di fatto sì. Il fatto è assolutamente ancora un membro NATO, e la Turchia, insomma, gli americani comunque continuano ad avere diverse basi ancora in Turchia, oltre a diverse testate atomiche, questo lo diciamo perché magari qualcuno non lo sa. Cioè, gli americani hanno diverse bombe atomiche nelle basi appunto che si trovano sul territorio turco. Di fatto la Turchia ormai, per quanto riguarda la Siria, è ormai da anni che si muove comunque a sé, non si muove come se fosse un membro NATO. In realtà secondo me la NATO sulla Siria non è che ha avuto questo ruolo così preponderante, è stata più una guerra, credo, dove sono stati gli individualismi, tra virgolette, degli stati, delle potenze che hanno fatto la differenza, no? Tra le potenze regionali, le potenze internazionali, quelle che si sono affacciate in fasi diverse del conflitto, no? Abbiamo, diciamo, Russia, Stati Uniti, Turchia e Iran come potenze che agiscono sulla Siria in modo continuativo da diversi anni. Poi naturalmente abbiamo i paesi del Golfo con l'appoggio che hanno dato anche loro ad ISIS piuttosto che insomma alle altre formazioni jihadiste, e poi abbiamo, che ne so, quelle altre tipo la Francia che ogni tanto fa appunto due bombe, o come qualche mese fa che ha mandato delle truppe a Mambigi, che era sotto tra l'altro la minaccia di un'invasione turca dopo Afrin, la continuazione dell'invasione. Quindi di fatto la Turchia agisce comunque non come se fosse un membro NATO, ma di fatto continua ad esserlo, perché per la NATO, così come per gli Stati Uniti, la Turchia continua a rimanere un partner assolutamente strategico nell'area, ragionando sempre su, diciamo, con la logica ormai vetusta dei blocchi, però quello è secondo me. Poi mi chiedevi l'influenza del sul Kurdistan iracheno. Il Kurdistan iracheno, alla fine, come Afrin, sono, diciamo, dei due contesti totalmente diversi a livello politico e a livello anche sociale. Ad Afrin appunto è nata ed è continuata e stava continuando fino all'invasione quel nuovo tipo di società e di sistema che avviene attraverso il paradigma del confederalismo democratico, l'autogestione, la democrazia radicale dal basso, il femminismo, l'ecologia, l'autodifesa, le comuni nei quartieri e nei villaggi, la vita comunitaria, quello davvero lo sto dicendo molto velocemente adesso, poi se interessa possiamo andare magari su dei temi specifici, no? Però quello era, invece nel Kurdistan iracheno di fatto
dopo la seconda guerra del Golfo, dopo il 2003 con l'ufficializzazione della regione federale del Kurdistan iracheno, l'area diciamo è stata spartita comunque tra i due clan e le due diciamo famiglie più a livello politico più presenti nell'area, a nord del Kurdistan iracheno Barzani e a sud Talabani. Queste due formazioni politiche e questi due clan hanno portato avanti comunque negli anni un sistema che io non posso altro che definire mafiocratico, appunto basato comunque su un capitalismo sfrenato, dovuto anche ai tantissimi capitali che sono arrivati dall'estero, non solo dagli Stati Uniti, ma anche appunto dall'Europa, anche dall'Italia, e quindi diciamo che il Kurdistan iracheno ha avuto una crescita davvero grossa a partire appunto dal 2003, ma di fatto questo sistema mafiocratico, questo sistema corrotto basato sugli interessi economici a livello personale, a livello di clan, ha portato a una situazione abbastanza esplosiva, tant'è che insomma lo scorso ottobre ci sono state una serie di insurrezioni dopo il referendum che c'è stato per l'indipendenza, e quindi insomma un po' è successo, se vogliamo fare una sorta di parallelismo, qualcosa di simile, anche se lontano, a quello che è accaduto ad Afrin è accaduto a Kirkuk proprio dopo il referendum di settembre, perché Kirkuk, che era stata inserita nel referendum in modo unilaterale da Barzani, è stata di fatto poi venduta dallo stesso Barzani e anche dallo stesso Talabani alle forze irachene, o meglio alle forze sciite, a questo esercito che insomma è intervenuto in questa operazione qua, sostenuto dall'Iran. Molto abbastanza complessa, mi rendo conto, è complessa pure per me che provo a seguirla, però questa situazione di fatto ha portato a una forte disoccupazione all'interno della società del Kurdistan iracheno e dall'altro lato a un non pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici, compresi Peshmerga, che insomma citavi prima, che è bene precisarlo, cioè sono totalmente qualcosa di diverso rispetto allo YPG e allo YPG, cioè quelle sono delle unità di autodifesa popolari, i Peshmerga sono un esercito stipendiato, quindi anzi molto, molto ampio come anche influenza politica. In realtà ora nel Kurdistan iracheno ci sono state da poco le elezioni nazionali, quindi si aprirà tutto un nuovo scenario. Sicuramente la situazione è molto molto diversa, ma di fatto chi la sta portando avanti, chi sta governando il Kurdistan iracheno, sta consentendo ad esempio alla Turchia più volte ha delle basi la Turchia nel Kurdistan iracheno. Perché? Perché ci sono anche lì dei grossi interessi economici, perché gran parte delle aziende turche che lavorano nell'edilizia costruiscono da matti nel Kurdistan iracheno, proprio per questo boom che ti dicevo prima. Quindi secondo me no, però nel Kurdistan iracheno bisogna guardare con attenzione e vedere quello che succederà prossimamente. Rispetto all'ultima domanda che mi facevi invece, io la dico così: di base, se non esisteva il PKK oggi non esisterebbe tutto questo, ok? Cioè quello che ha fatto il PKK per l'autodeterminazione, per la consapevolezza del popolo curdo è qualcosa che appunto è già nella storia, e questa storia ha trovato il modo di evolversi, di cambiare, di criticarsi, di abbracciare nuove ideologie, di ragionare, e si è espansa, si è diciamo diffusa, sorpassando, superando quei confini imposti dagli Stati-nazione e viaggiando dalle montagne del Kurdistan iracheno e del Kurdistan Bakur fino alle pianure del Rojava e dall'altra parte delle montagne del Rojelat nel Kurdistan iraniano. È bene precisare che tutto quello che è venuto dal 2012 in poi è stato fatto da partiti, da organizzazioni che comunque sono organizzazioni autonome, che comunque appunto
agiscono a sé e non sono emanazione del tutto HK, che questo è quello che vorrebbe anche far credere la propaganda della Turchia, no? YPG uguale PKK. Non è così nei fatti, perché sono formazioni a sé, formazioni differenti. Di fisso è che appunto c'è, che comunque senza quel tipo di esperienza difficilmente vedremo questa esperienza oggi. Non ne cito una, quel confine che io ho passato vicino a Kobane, che in tanti altri abbiamo passato vicino a Kobane, nel luglio del 1979 è stato passato da Ocalan e da altri membri fondatori del PKK, che sono andati a Kobane, sono stati per 3 mesi a Kobane e poi da lì si sono trasferiti nelle altre zone della Siria, dove hanno creato le basi del PKK, ma dove soprattutto hanno fatto un lavoro, soprattutto e per lo più clandestino, casa per casa, facendo questo tipo di lavoro di consapevolezza e di formazione, che poi ha dato i suoi frutti nel 2012 con la rivoluzione. L'SDF non c'è, il Peshmerga, vero? No, no, l'SDF è questa coalizione, insomma, delle varie forze democratiche siriane, sostanzialmente con YPG e YPG come attori principali, e poi formate da diverse brigate, che sono brigate, alcune attive dall'inizio della guerra civile siriana. Diciamo che se devo dire, fra i cosiddetti ribelli anti-Assad, se c'è qualcosa da salvare sono queste brigate, che sono brigate per lo più laiche e brigate rivoluzionarie, che nel corso poi degli anni si sono comunque unite, anche prima della nascita ufficiale dell'SDF, alle YPG, alle YPG. Insomma, a Kobane non ha combattuto solo lo YPG e lo YPG, c'erano altre brigate, in numeri molto minimi, ma che comunque hanno supportato, non c'erano solo i curdi, anche, cioè già all'epoca, insomma, c'era questo tipo di situazione. Grazie a te. Altre domande? Nessuno mi chiede, diciamo, no? Vabbè, allora io te ne faccio una, cambio un attimo campo, e appunto prima parlavi del Rojava come piattaforma di esperimento democratico radicale, con una serie di rivoluzioni sociali, per cui noi abbiamo anche una grammatica politica che forse non è nemmeno aggiornata, cioè le parole ci mancano anche per definire certi esperimenti che sono in essere nello giallo in questo momento. A me una cosa che mi interessa, mi incuriosisce, è questa azione per cercare di decostruire il patriarcato, no? Cioè fare una società femminile, non so se si può definire femminista, probabilmente non so se l'altra la data, però una società dove il ruolo del padre, del maschio padrone, eccetera eccetera, è un attimo smontata, decostruita. E volevo chiedere come nasce questa cosa, anche perché per noi occidentali, che siamo pieni bene o male di schemi mentali, di filtri, no? Ci immaginiamo quelle zone, e comunque sia, ecco, arretrate o chiuse, da una parte c'è anche il Daesh, insomma, che è all'estremo opposto appunto di questa rivoluzione culturale. Come è venuta fuori questa cosa della messa in discussione del patriarcato? Vabbè, un discorso anche questo molto, molto ampio. Io provo a dire semplicemente che anche questo è un percorso che è iniziato 40 anni fa, non è un percorso che vediamo concretizzarsi oggi, ma che ha radici profonde. Io voglio solo citare che le YJ Star, la formazione armata femminile del PKK, esiste dal 1989, ok? Cioè, non è una cosa proprio nuovissima, diciamo. In questa forma e con questi numeri è sicuramente stata davvero una rivoluzione in tutti, nel vero senso della parola. Intanto perché questo lavoro clandestino di consapevolezza, di formazione, di incontro, di discussione, che veniva fatto casa per casa, erano anche e soprattutto le donne a portarlo avanti. Questo anche per una condizione per cui sotto il regime di Assad comunque gli oppositori politici, soprattutto se curdi, erano particolarmente perseguitati,
e quando insomma non finivano a marcire in galera, erano comunque sotto asfissiante controllo, avevano poca agibilità per così dire, le donne non erano in questa condizione, quindi sono state le donne che si sono prese sulle spalle di portare avanti questo lavoro di costruzione politica, di costruzione della rivoluzione. Appunto, sarebbe molto più lungo provare a parlare solo, diciamo, di questo percorso e di come è venuto fuori. Io però piuttosto che parlare di questo vorrei dire quanto le IEPG, le Unità di Difesa delle Donne, hanno fruito in questo tipo di processo rivoluzionario, sconvolgendo di fatto gli schemi e gli equilibri della società, che non facciamo, cioè non sentiamoci tanto più avanti, cioè la società del patriarcato e la società maschilista e sessista ha gli stessi dogmi, che siamo in Siria o che siamo in Italia. Io non ho visto tutta questa grandissima differenza, la grandissima invece differenza l'ho vista quando ho visto concretizzarsi davvero il cambio di mentalità all'interno cioè soprattutto degli uomini, ok? E questa cosa è stata sicuramente per il fatto della donna combattente. La donna combattente ha sconvolto totalmente gli equilibri, l'ha sconvolti per gli uomini, ma l'ha sconvolti soprattutto per le donne. Mi raccontava questa compagna dello IEPG che avevo intervistato, che si vede solo alla fine del film, che fa un sorriso, l'avevo intervistata sul fronte di Shadali, che è una zona un po' più a sud rispetto alla Siria del Nord, una zona prettamente araba per capirci, e lei mi raccontava, perché gli avevo chiesto cioè, cosa vi dicono le donne quando arrivate in un villaggio che è occupato da Daesh e voi liberate quel villaggio, perché già la donna in una società tra virgolette normale, che poi è la società sessista e patriarcale in cui viviamo, vive questa condizione di oppressione e di sfruttamento. Ci possiamo immaginare in una città sotto l'occupazione di Daesh, di ISIS, questa condizione quanto può essere amplificata, chiaramente. E naturalmente la risposta è stata che quando a liberarle da questa oppressione, da questa schiavitù, è una donna stessa, c'è totalmente un cambio di mentalità all'interno della donna liberata, perché si rende conto che se un'altra donna è riuscita a liberarlo, può farlo anche lei. Per questo motivo moltissime poi donne, anche arabe, appunto nell'ultimo anno, dei territori che sono stati liberati, si uniscono alle IEPG, e non ci immaginiamo le IEPG solo come un esercito dove si va a combattere, ma sia lo IEPG che lo IEPG sono comunque degli strumenti di formazione in cui si studia tantissimo. Appunto eravamo sul fronte di guerra e loro per 3 ore al mattino e 3 ore al pomeriggio studiavano, quello facevano, poi si mangiava, poi si giocava a pallavolo, però la maggior parte del tempo era dedicata alla formazione. E quindi questo è quello che ho visto davvero i primi cambiamenti, perché poi voglio neanche dipingere il paradiso. Chiaro che le condizioni di sfruttamento e di oppressione continuano ad esistere in taluni casi, così come la violenza, piuttosto che però si sono davvero ridotte moltissimo, soprattutto grazie alla creazione di diversi strumenti sui territori, quali le comuni per l'appunto, le case delle donne, i comitati delle donne, che sono davvero strutture onnipresenti e che offrono anche nel caso ospitalità a una donna che denuncia, insomma, che magari viene cacciata di casa dal marito, allontanata dalla famiglia, perché poi queste dinamiche sono dinamiche che resistono, no? Anche a certi schemi, appunto, continuano a resistere. Ci vorranno decine e decine di anni per annientarli, perché qualcosa, il patriarcato è qualcosa che ci è entrato nel profondo. Però concludo con questa citazione di Arzu Demir, che è questa scrittrice turca che citavo alla fine del film, che insomma ha scritto alcuni libri bellissimi,
e diceva in Rojava le donne sono ovunque e sono parte di tutto, e penso che insomma racchiuda benissimo il concetto. Bene, bene. Domande? Nessuna? Ah, prego. No, si può parlare un po' di questa società, insomma, di questa nuova società e di democrazia dal basso e di queste comunità, diciamo, come sono realizzate, l'istruzione, chi prende le decisioni, come vivono, di cosa vivono? Che questa è una domandona, provo a farla breve, andando a toccare un po' i punti che poi ho anche le questioni che ho anche visto, che sono riuscito a partecipare all'assemblea piuttosto che. Allora, per capirci subito, per avere un'idea chiara in mente, se noi ci immaginiamo il sistema democratico, ok? Dove siamo noi oggi, ok? Immaginiamocelo come una struttura piramidale, direi che rende la migliore idea. Dal basso verso l'alto, e chi sta in alto decide su chi sta in basso, no? Ecco, lì intanto rovesciamo la piramide per adesso, ok? Poi in realtà non è un sistema di piramide rovesciato, è un sistema concentrico, dicono loro, da un cerchio piccolo si sviluppano sempre cerchi più grandi, un po' una spirale. Questo è il sistema delle comuni, per cui la comune è la struttura fondante del sistema del confederismo democratico. Senza la comune non c'è confederismo democratico. Cos'è la comune? La comune sono delle assemblee che possono essere assemblee di villaggio, assemblee di quartiere, assemblee di un pezzo di quartiere, insomma, sono delle assemblee che le persone che vivono su un dato territorio, in una data porzione di territorio, si danno per discutere, incontrarsi, ragionare dei problemi della comunità e trovare delle soluzioni, ok? In queste comuni ci sono diversi comitati, ci sono i comitati dell'istruzione, i comitati, diciamo, della sanità, i comitati della giustizia sociale, della riconciliazione, eccetera. Ci sono diversi tipi di comitati, tutti che si danno all'interno della comune. Quello che viene deciso all'interno della comune passa al grado successivo, ok? Magari il grado successivo è l'assemblea della città, per fare un esempio. Poi questa decisione, per essere applicata, passa al grado successivo, che è quello, ad esempio, dell'assemblea dei cantoni. E poi va all'assemblea della Federazione Democratica della Sicilia del Nord. Ora provo proprio a stringerlo così per far capire che questa piramide intanto la rovesciamo, perché in questo caso la decisione si prende dal basso e viene applicata all'alto, ok? Semplicemente, tra virgolette, semplicemente questo. In realtà questo è qualcosa di estremamente rivoluzionario, perché ho avuto davvero l'onore di partecipare, di vedere delle assemblee popolari in alcune case del popolo, che sono appunto le strutture dove si ritrovano le comuni, nei diversi quartieri, nei diversi villaggi. Sono qualcosa di davvero bellissimo, perché vedi persone come Zilan, la zia di Bashir, che vanno, parlano, discutono e vanno ad affrontare le diverse tematiche, le diverse questioni relative alla loro vita, sempre in un'ottica, naturalmente non facciamo a parte gli altri chi se ne frega, sempre in un'ottica di costruzione collettiva e comunitaria. Se mi chiedi cosa ci sta alla base della rivoluzione, secondo me ci sta il senso di comunità, quello che io percepito in maniera più forte quando ero giù, di sentirsi parte di qualcosa che vivere insieme a una comunità, che è qualcosa che secondo me abbiamo abbastanza perso qui per diverse ragioni. Uno, perché come mi ricordava un compagno del PKK, il nostro capitalista sta in Europa da voi, e mi diceva: quindi siete voi che dovete darci gli strumenti per mi ribaltava anche lui la questione, ma solo per dire che comunque quello sicuramente ha devastato i rapporti sociali, i rapporti di comunità. Per questo c'è anche un recupero di un certo tipo di comunità, di un certo tipo di idea di città, di villaggio. Ocalan, ad esempio, teorizza, anzi in realtà lo teorizza Bookchin,
che questo libertario americano da cui Ocalan insomma ha tratto diversi ragionamenti, diverse analisi, per poi diciamo passare dalla rivendicazione di uno Stato indipendente curdo alla rivendicazione di una confederazione democratica, e per l'appunto insomma Bookchin raccontava un po' anche della diversa idea, no, di città, di come le città, le metropoli, con questi agglomerati urbani così grossi siano proprio costruite con l'idea di comunque dividere i rapporti sociali, interrompere i rapporti sociali tra le persone, quindi c'è anche un recupero di questo genere, nonostante la guerra, perché la guerra è impensabile che non abbia influito su questo tipo di società rivoluzionaria, di costruzione della società rivoluzionaria. La guerra ha influito, e come, nonostante la guerra, nel corso degli ultimi anni sono nate diverse esperienze. Ad esempio, ne cito una, forse la più importante, il villaggio di Jinwar, il villaggio delle donne, costruito da zero in maniera totalmente ecologica. Vi assicuro che se questo avviene in un territorio di guerra è davvero qualcosa di rivoluzionario. Poi davvero, insomma, ci sono libri e libri su questo. Io vi do qualche titolo, perché insomma sicuramente lo spiega meglio di quanto lo posso spiegare io. Sicuramente tutti i testi di Ocalan, ma se vogliamo insomma avere delle letture anche più, tra virgolette, semplici, passatemi in termini, che possono essere utili a capire e anche poi approfondire successivamente, io consiglio La rivoluzione del Rojava di Razumemir, edito in Italia da Red Star Press, e Laboratorio Rojava, edito sempre da Red Star Press. Sono due libri che secondo me ve li sbranate, e sono anche due libri molto pratici, che è qualcosa che aiuta davvero molto a capire poi come si evolvono le questioni pratiche. Dico solo l'ultima cosa sulla questione dell'economia. Nel Rojava si sta portando avanti un'economia cooperativa, voi mi direte che novità la cooperativa, ce l'abbiamo avuto pure qua, certo, cooperativa è stata totalmente fagocitata dal sistema capitalista e ne è diventato uno strumento, lì si prova un po' a recuperare il senso della parola cooperativa, perché i termini, come dicevi, sono importanti, e quindi si sta sviluppando questo tipo di economia dove all'interno di diversi quartieri, di diversi villaggi nascono cooperative che producono determinati tipi di oggetti, di cose che possono essere utili, e si interfacciano con altre cooperative che creano magari qualcos'altro, in un'ottica di redistribuzione del reddito davvero paritaria, e sostanzialmente appunto che possa andare in questa direzione. Però davvero trovate davvero moltissimi indicazioni su questi libri che vi ho dato, se no online potete anche sbizzarrire, basta mettere confederalismo democratico, vi verranno fuori delle grandi cose. Grazie. Bene, se non ci sono altre domande, io ringrazio Davide, Luigi, Karim era qui, non era andato via, ho detto una rettifico, ho visto scattare là fuori, non so se sta fumando oppure è andata a casa, comunque era... Non ricordare, siamo film. Sì, nel senso la campagna, dici? Sì, allora la campagna, questa sera l'incasso, chiamiamolo così, sarà devoluto in parte per il crowdfunding del video documentario di Luigi, che è uno strumento fondamentale per capire certe cose meglio, insomma, quindi c'è un ruolo di divulgazione senza il quale, e di scienza senza il quale non riusciremo a capire certe cose. E poi tutto il resto, quello che abbiamo mangiato, bevuto, i soldini che abbiamo messo all'ingresso andranno per la campagna Siamo Africa, che era quella di cui parlava all'inizio, cioè campagna che da una parte è fatta proprio per fare un po' di, come dire, riportare l'attenzione sull'aspetto del Rojava, della guerra siriana, che è una tragedia infinita, fatta di mille tragedie, però il Rojava ha un'importanza
per, cioè è come dire una, rappresenta anche un'alternativa, no, al caos della guerra siriana, per questo che è una parte di quella storia particolare, perché è la parte che ne esce con più alternativa, cioè dà un'alternativa, non è che mi sono schiacciato negli eventi, cioè, c'è proprio una proposta in seno alla società di quel gruppo multietnico lì, no, che dà una speranza. Quindi i soldi, quanto raccolto, verrà devoluto alla mezzaluna rossa curda, per portare degli aiuti umanitari nei campi profughi intorno a Afrin, dove adesso vivono, secondo l'ultimo rapporto della Mezzaluna Rossa, 177.000 profughi, di cui solo 4.500 nelle tendopoli. Tutto il resto vive un po' sotto il cielo, cioè è accampato con tende di fortuna oppure fra le macerie dei palazzi bruciati, bombardati, nelle case sventrate dalle bombe, insomma, quindi a parte 5-6.000 persone che stanno nelle tendopoli e nei campi profughi, tutto il resto vive in uno stato di totale emergenza, dove non c'è l'acqua, quindi se non c'è l'acqua c'è l'acqua sporca, che è un veicolo delle malattie, colera, tubercolosi, mortalità infantile in aumento, e oltre a tutti le cariche, insomma, tutti i traumi che una condizione del genere causa. E la campagna continua fino a 2 giugno, ma poi continuerà probabilmente. Questo, diciamo, una prima annata di forze che partita un po' dal gusto, credo anche soprattutto dei centri sociali, che hanno fatto un po' la piattaforma, la rete dentro cui questa campagna si è mossa ed è cresciuta, e si andrà avanti da quelli che sono i progetti, allargando, coinvolgendo anche sempre più soggetti, per detto proprio a costo del essere retorico, fare qualcosa di solidale, di concreto. C'è una guerra, questa è la guerra, è la tragedia del nostro tempo, qui tra l'altro anche sempre nel Mediterraneo, cioè non è che uno deve fare le classifiche delle tragedie, però veramente ci tocca da vicino, quindi non è che uno possa stare a così, a vivere senza fare niente, ecco. Quindi è un'azione concreta, un modo di fare qualcosa. E io vi saluto e prego. Ah, niente, semplicemente sempre per tutto il discorso di prima, del lavoro autoprodotto, eccetera, chi vuole sostenere, ci sono là al banchetto le chiavette USB con il film dentro, con il cofanetto, che è, insomma, qualcosa di diverso dopo i DVD che abbiamo già fatto, insomma, le chiavette, insomma, con un po' di materiale dentro, il film in HD, e costano 10 euro, chi vuole conquistare, se no chi vuole può anche scaricare il film online sul portale di distribuzioni dal basso, openddb.it, si scarica con una donazione. Soprattutto, insomma, il mio invito è, vabbè, intanto parlatene con chi conoscete, con i vostri amici, in famiglia, raccontate di questo film, soprattutto raccontate di quello che avete visto, e l'invito più grande è quello di rimanere informati, che non è proprio una roba che cade dal cielo, bisogna farlo di informarsi, nessuno ci dà informazioni per niente, però tutto sommato si può riuscire a rimanere informati, e poi di conseguenza, appunto, essere partigiani e partigiane, come dicevo prima, e anche essere concreti, perché è importante anche quello. E quindi l'invito è sostenere Siamo Afrin, sostenere la Mezzaluna Rossa Curda, e sostenere, insomma, i compagni e le compagne. Tra l'altro voglio ricordare, perché in questo momento si è riaperta la campagna Ad Eresor contro l'ultima sacca di resistenza di ISIS, ci sono dei compagni italiani che stanno combattendo lì in questo momento mentre parliamo, un mio carissimo amico e compagno di Torino, insomma,
quando abbiamo fatto questo film abbiamo dormito un mese e mezzo culo a culo, come si dice, e quindi volevo ricordare anche loro e soprattutto tutti e tutte coloro che insomma hanno dato quello di più insomma costoso, no? Quello di più importante, la propria vita, e l'hanno dato anche per la libertà nostra. E io vi ringrazio davvero per essere stati qui per la serata. Grazie. Thank you.